dallo stadio di Domiziano a Roma per premiazione di eventi virtuosi nella nostra penisola, con Rieti Centro d'Italia sugli scudi per un riconoscimento importantissimo per il cammino di Francesco, un incontro estemporaneo, inatteso, direttamente dalla Sicilia, provincia di Palermo, da Gangi, appare colui che si chiama? Giuseppe Ferrarello, sindaco del comune. Sindaco di Gangi, il quale viene a portare un'esperienza che si coniuga perfettamente con lo spirito francescano di Rieti Centro d'Italia. Un evento premiato, di che cosa si tratta, sindaco? Ma l'evento è Vivere in Assisi, è l'ottava edizione biennale, nasce da un fatto puramente religioso con l'ordine francescano e con un gruppo di volontari dell'associazione. Oggi è diventata la madre delle manifestazioni, con un pubblico che viene da tutta Italia e con un successo veramente enorme. Praticamente la rievocazione della vita di San Francesco, riportiamo il paese a essere medievale, lo vestiamo medievale con 200-300 figuranti e rievocamo la vita di San Francesco sia da un punto di vista religioso che anche da un punto di vista culturale. Come nasce questa idea? Ma l'idea nasce proprio da rievocare, da portare questa attività fatta dai frati assieme a un gruppo di volontari che frequentavano la Chiesa del Monte, che oggi è diventata un'associazione stabile e che si è intestata questa manifestazione, che vedendo che cresceva giorno dopo giorno e vedendo che il comune puntava tutto su cultura e turismo e quindi la destagionalizzazione del turismo, è diventata la manifestazione madre di tutte le manifestazioni. Noi ogni 40 giorni facciamo una manifestazione a carattere nazionale, perché solo così puoi fare turismo. Il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, beh, una bella sorpresa il premio. Un'altra sorpresa inattesa questo incontro. Beh sì, perché come dicevamo prima, San Francesco unisce, e quindi proprio nel nome di San Francesco abbiamo avuto modo di conoscerci. Sarebbe bello appunto coltivare questa amicizia anche in futuro per mettere in connessione la città di Rieti e la città di Gangi. Noi siamo molto contenti perché abbiamo ricevuto insieme alla Regione Lazio e agli altri comuni del Cammino di Francesco questo riconoscimento importante, che in qualche modo permette a tanti di conoscere quell'Italia nascosta, che non è meno bella di quella più conosciuta, ma che è una miniera d'oro, perché giustamente cultura e turismo possono essere leve per il rilancio economico del nostro territorio lungo tutta la penisola. Quindi siamo davvero molto contenti, abbiamo avuto l'onore di avere qui con noi anche Padre Marino, presidente della Fondazione Amici del Cammino di Francesco. San Francesco è davvero il simbolo di una umanità che deve cambiare per costruire una società migliore, quindi noi siamo molto contenti di aver legato la nostra comunità alla storia di San Francesco. Siamo sempre più convinti che sia necessario coltivare questa strada, e questo premio in qualche maniera anche un premio all'iniziativa ormai da più di 3 anni abbiamo messo in campo insieme ai comuni del Cammino e insieme alla Regione Lazio. E con Padre Marino, che invitiamo ad avvicinarsi, princeps dello spirito francescano, direttamente da Fonte Colombo, uno dei 4 santuari da vedere, le assicuro, sindaco, del territorio di Rieti Centro d'Italia. Da Fonte Colombo, con l'entusiasmo di chi vede premiata l'umiltà, lo spirito più autentico del francescanesimo, e che scopre in un incontro inatteso possibili ulteriori incontri. Certo, sono stato felicissimo di incontrare questi amici di Gangi, perché sapevo delle loro iniziative, conoscendo dei frati francescani con i quali collaborano. Quindi è stata veramente una manifestazione molto molto simpatica. Noi siamo grati che hanno pensato a noi, ecco, anche a dare questa sottolineatura, perché siamo convintissimi che nel nome e seguendo le orme di Francesco possiamo dare un contributo culturale, spirituale e anche turistico per riscoprire la bellezza del messaggio evangelico di Gesù. E la parola turismo evoca l'assessore al turismo di Rieti Centro d'Italia, Vincenzo Di Fazzi. Allora, elementi di soddisfazione? Beh, assolutamente. Intanto queste sono manifestazioni splendide, perché proprio come abbiamo avuto modo di vedere, mettono in relazione tanti comuni virtuosi della nostra penisola,
che hanno puntato molto sul proprio territorio e quindi sulla valorizzazione delle risorse della nostra bella Italia. Il turismo non è più le mete canoniche, le metropoli e le città solo, e le, solo le città d'arte. Il turismo è altro, è la penisola, è l'Italia intera, è il nostro petrolio e noi abbiamo risorse ovunque, ogni scorcio del nostro territorio è veramente attrattivo in senso mondiale proprio, per cui è evidente che qui sempre di più manifestazioni come questa ci fanno capire quanto e come dovremmo noi puntare di più su questo settore. E chiudiamo con il sindaco di Gangi. Venite a Gangi perché? Venite a Gangi perché è il borgo più bello d'Italia, perché è gioiello d'Italia, e poi abbiamo un paese pulitissimo, pieno di opere d'arte, 18 chiese nel centro storico, l'unico santuario in Italia dello Spirito Santo e tantissime manifestazioni, tra cui vivere in Assisi. Davvero grazie sindaco.